Come capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Antimafia prendo la parola dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi che condivido. La questione posta è una questione seria e, come ha detto il collega Mirabelli, oggi in ufficio di presidenza non se ne è parlato, ma per un motivo. Essendo una questione seria, stiamo cercando di acquisire la documentazione, in particolare l'ordinanza, per vedere gli elementi che ne sono a fondamento. Certamente ciò che emerge, e io qua sono d'accordo con Mirabelli, è una questione di fondo. C'era un pregiudicato per fatti di mafia che girava per le carceri, che si interessava del 41 bis, si interessava attivamente del 4 bis e, riprendendo le parole del collega Mirabelli, capogruppo in Commissione Antimafia, io credo che noi dobbiamo dare un segnale di grande unità e di chiarezza nel contrasto alle mafie, affrontando tutti insieme la questione dell'ergastolo ostativo con misure tali che possano impedire ai boss di tornare in libertà. Perché quella sarà la misura dell'unità di queste aule, mi riferisco al Senato e alla Camera. Quindi la questione verrà affrontata anche in Commissione Antimafia, il Presidente poi risponderà per essere stato chiamato in causa per quanto gli concerne. Quindi l'affronteremo, peraltro mi segnalano una questione abbastanza curiosa, sembrerebbe che la deputata Occhionegro sia anche parente degli altri più famosi Occhionero, che sono stati coinvolti in un'inchiesta, quindi ci sarà molto da approfondire nelle varie sedi, non solo in Commissione Antimafia, ma probabilmente anche in altre commissioni. Quindi sarà necessario approfondire, Presidente, mi scusi per la lunghezza, con i documenti in mano. Grazie. Grazie, senatore Giarrusso. Ora... Mi perdoni, Presidente, sì. Ho dimenticato una cosa. A proposito di ciò che diceva ancora il collega Mirabelli, del segnale di unità che dobbiamo dare e che è giusto dare, mi trovo d'accordo, io credo che abbiamo una questione che è pendente da più di un anno in Senato, in particolare in Giunta, e che riguarda un ex collega inquisito per mafia, di cui abbiamo votato la scorsa settimana il ritorno in Giunta, che credo sarebbe un bellissimo segnale per il Paese se venisse esitata finalmente con la massima celerità. Con la massima celerità. Grazie.